Una buona serata a tutti voi e ben ritrovati ancora una volta al nostro appuntamento con Angoli. Prima di iniziare la nostra serata insieme, però, vi ricordo come sempre, per restare in contatto con la nostra redazione potete scrivere al nostro indirizzo che è angoli@espansionetv.it. Andiamo a conoscere chi è arrivato come ospite in questa prima parte del nostro appuntamento e do il benvenuto ad una giovane e straordinariamente bella, tra l'altro, cantante, Mara Pruneri. Ciao Mara, sì, ciao, grazie a tutti. Finalmente per essere arrivata qui da noi. Allora Mara, tu sei una cantante, una cantautrice, sì. Quindi insomma, da dove parte questa tua passione per la musica? Ma io canto da quando sono bambina, vengo da un piccolo paese, della Valtellina, e non ho ricordi di una me che non cantasse, insomma, mi ricordo che cantavo sempre in cameretta da sola, mi chiudevo a chiave, non ho mai fatto sport, non so nuotare, non so sciare. Come non sai sciare? Arrivi dalla Valtellina e non so sciare, odio l'attività fisica e l'unica cosa che... Ma ami moltissimo la musica. La passione della musica ha sempre fatto parte di me, ho suonato pianoforte, chitarra, lezioni di canto e quindi mi sono concentrata veramente sulla musica e basta. Quindi di fatto vuoi che questa strada sia, insomma, anche professionalmente la tua vita, è quello che auspichi? Voglio che sia così e ultimamente, in questi ultimi anni, voglio proprio trasformarlo nel mio lavoro. Sono una che scrive tutti i giorni e vorrei proprio suonare tantissimo i miei pezzi e far ascoltare i miei brani a un pubblico vastissimo. E non lo so, il mio sogno è proprio quello di fare la cantautrice. Ecco, qual è il tuo mondo, Mara? Le tue contaminazioni? Qual è la realtà musicale nella quale, insomma, ti trovi più a tuo agio? Beh, sicuramente Carmen Consoli è stata di grande ispirazione per me, si sente tantissimo nei miei brani, nel modo di scrivere. Mi piacciono tutti i cantautori in generale, italiani, anche Battisti, per esempio. Poi devo dire che in adolescenza ho ascoltato tantissimo rock, quindi io vengo dai Led Zeppelin, i Nirvana, ho ascoltato i Queen, Deep Purple, per cui c'è tutto questo calderone che si mescola in un cantautorato italiano che si sta evolvendo, diciamo, perché sono partita a scrivere dei brani un po' più, come dire, onirici, metaforici, astratti, mentre adesso magari sto valutando di cavalcare delle modalità un po' più rock, un po' più dirette, quindi si sente un po' tutto questo calderone, questa influenza. Quindi c'è un mondo davvero che si muove dentro te, intorno a te, se sei d'accordo. Noi siamo molto curiosi, tu ci hai portato un tuo primo lavoro. Sì, Matrioska. Ecco, vorremmo ascoltarlo insieme, chiedo alla regia di mandarcelo e poi torniamo in studio. Spiegami
Mara Pruneri, brava, brava, brava. Grazie, davvero. Grazie mille. Ma non è tutto, perché insomma qui dentro c'è la tua voce davvero potente, cristallina, ci sei tu con un'interpretazione davvero molto coinvolgente, c'è quel famoso mondo onirico di cui ci hai parlato, ma c'è anche la tua chitarra che ti sei portata. Quindi vi canto qualcosa, bene. Un altro pezzo che si chiama Circo. E questo pezzo l'ho scritto in uno di quei giorni un po', no, in cui servirebbe qualche cosa per modificare la situazione. E quindi questo è Circo per voi. Mara Pruneri. Servirebbe una macchina del tempo per recuperare ore di sonno. Servirebbe uno stomaco di ferro per mandare giù ogni nodo, ogni lisca di dolore, per non sentire. Servirebbe un fondotinta più scuro per nascondere le occhiaie che ho. Servirebbero più tatuaggi per coprire cicatrici vecchie, segni, ferite ancora aperte. Si fa per dire. Immagino di poter essere un'altra, provando poi a vincere le mie paure. Questo è un circo di parole, le pareti crollano, io imparo a camminare. Questo è un circo di persone appese a dondolare su fili invisibili, io imparo a non morire dentro. È dentro, oh, oh, oh. Servirebbero mille mani come tentacoli che afferrano tutto. Servirebbe un telecomando per cambiare tempo in base al momento che mi piace, come mi pare. Fammi provare. Immagino di poter essere un'altra, provando poi a vincere le mie ossessioni. Questo è un circo di parole, le pareti crollano, io imparo a camminare. Questo è un circo di persone dentro. Mara Pruneri qui in studio ad Angoli, davvero grazie per averci regalato la tua musica, insomma così, così spontanea, grazie così a voi, bella Ilia. E giovane come sei tu. Bene, Mara, allora intanto io ti ringrazio, so che insomma tu stai facendo tante cose insieme anche a Nicoletta Marchica, che io saluto, e ciao. Sai Nicoletta che ti aspetto sempre quando vuoi, questa è casa tua, quindi insomma ti invito innanzitutto a tornare per condividere con noi la tua musica, i tuoi nuovi brani, le tue esperienze, quindi insomma quando vuoi noi siamo qui. Grazie, grazie Mara, gentilissimi. Per essere stata con noi. Bene, ci fermiamo soltanto per qualche istante, restate lì, Angoli torna.